Buonasera a tutti ragazze e ragazzi, in questo nuovo video, il video surprise del mese di febbraio, farò una bella torta tenerina gluten free. Gluten free perché appunto c'è una mia amica che è intollerante al glutine e quindi gli preparo questa bella tortina senza glutine. È una torta che ho fatto spesso e l'ho presa dal sito di Giallo Zafferano, però in questo caso la facciamo senza glutine. E per farla appunto qui abbiamo già pronti tutti gli ingredienti. Io utilizzerò 4 uova, lo zucchero a velo per guarnire, per decolare la torta e quindi quando è fredda. Poi abbiamo la farina di riso, in questo caso la farina si userà soltanto 50 grammi, e lo zucchero, io ho preso questo da Todis, e lo zucchero ne utilizzeremo 150 grammi. Utilizzeremo il burro, in questo caso 100 grammi di burro. Dopodiché praticamente utilizziamo, io ho preso questo cioccolato fondente della Fiorentini che è buonissimo, e ne utilizzeremo 200 grammi, e il cioccolato naturalmente lo taglieremo a pezzettini e lo facciamo fondere a bagnomaria finché diciamo si scioglie del tutto. Naturalmente adesso iniziamo il procedimento. Per prima cosa appunto andiamo a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Ecco qua ragazzi, adesso sto fondendo il cioccolato a bagnomaria. Utilizzo diciamo una spatola non di legno perché il legno assorbe, e ho utilizzato farine, ci utilizzo appunto, sicuramente ci sarà, diciamo, è contaminato dal glutine, quindi sicuramente utilizzo una spatola che non uso di solito. Adesso aspettiamo che il cioccolato si fonde e dopodiché andiamo ad aggiungere poi il burro. Ecco qua ragazzi, il cioccolato si è sciolto tutto. A questo punto posso unire il burro a pezzettine, così si scioglie poi del tutto. Potete capire che odorino che mi sta arrivando, me lo mangerei subito. E adesso facciamo sciogliere anche il burro. Ok carissimi, come vedete il burro si è sciolto tutto. Adesso un altro procedimento è andare a separare i tuorli dagli albumi. Perfetto, ho separato i tuorli dagli albumi. Per prima cosa andiamo a montare gli albumi con metà dello zucchero che abbiamo pesato. Il rumore è assordante, quindi ve lo evito. E andiamo a montare a neve. Ok, una volta che abbiamo montato a neve gli albumi, andiamo a montare invece i tuorli con metà dello zucchero rimanente. E riprendiamo. Ok, dopodiché ragazzi mettiamo tutto il cioccolato che abbiamo fuso con il burro dentro ai nostri tuorli sbattuti con montati con lo zucchero e proseguiamo con le nostre fruste. Quindi riprendiamo le nostre fruste, aiuto, scusate, e riprendiamo a mescolare. Ok, adesso abbiamo, una volta che abbiamo unito ai tuorli il cioccolato fuso, andiamo a incorporare un po' per volta i nostri albumi montati sempre con lo zucchero, sempre andando dal basso verso l'alto. E procediamo fino a mettere tutti i nostri albumi. Ok, una volta che abbiamo incorporato i 50 grammi di farina di riso nell'impasto, il nostro impasto è pronto. Adesso andiamo direttamente a vi faccio vedere subito, andiamo a imburrare la nostra teglia e a mettere un pochino di farina in modo che non si stacca facilmente la nostra torta tenerina. Ok, adesso ho versato l'impasto dentro la nostra tortiera. Adesso andiamo a mettere direttamente in forno a 180 gradi, e per un forno io metto diciamo quello, un forno normale, quindi non ventilato, e la facciamo stare per una 30-35 minuti. Ed ecco qua la nostra bella tenerina in forno, e non vedo l'ora di mangiarla. E niente ragazzi, vediamo
Vi faccio vedere come diventa sopra, perché dentro viene morbidissima e sopra viene un po' rotta, non perché si rompe, ma perché è proprio fatta così. Non vi preoccupate se si rompe, si fanno dei pezzettini proprio perché sopra viene un pochino più croccantina. È buonissima. Ecco, la tartarina è pronta. Adesso per guarnire e per decorare una bella spolverata di zucchero a velo. Ciao a tutti e buon appetito!